Ciao a tutti, sono Gabriele Dreamer, benvenuti in questo nuovo video Tasty Food a tema estivo. Ho portato qualche novità di gelati, lo potete vedere. Oggi a farmi compagnia ci sono questi tre, visto che questo mese di maggio 2024 iniziamo a festeggiare il compleanno. In Giappone ci sono degli Happy Day, e innanzitutto perché qui in Italia è finita la serie Ship Food dopo 20 anni, visto che sono tutte e tre prodotti di cibo, ci può stare a festeggiare un bel test. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi, lasciare un like, se vi va un commento, potete seguirmi anche su Instagram e TikTok in descrizione. Date un'occhiata anche ai vecchi test food e possiamo iniziare. Per iniziare testiamo i nuovi gelati della Bauli. Uno è il gusto pandoro e l'altro è il gusto croissant al dico. Un croissant al dico. Io onestamente il brioche del croissant della Bauli al dico che non ne vale un altro, perché compro solo quella che è un pasticcere. Qua dice negli ingredienti latte intero, purea di albicocca 15%. Vediamo se parla di croissant o qualcosa del genere. No, non leggo niente. Però forse ci avranno messo poi i pezzetti di croissant. Vediamo. L'aspetto è abbastanza invitante. Sai che ci sono più pezzi di albicocca che forse croissant. Beh sì, l'albicocca sarebbe albicocca per forza. Però sì, mi ricordo una volta avevo mangiato questa albicocca della Bari. Il gusto ci assomiglia. Forse per la crema hanno messo qualcosa degli ingredienti della croissant. Dai, buono. Onestamente ero scettico, perché appunto non essendo amante della croissant, mi porto e proviamo. Dai, buono. E c'è questo il gusto Pandoro. Allora, tutti. Vediamo se c'è qualche ingrediente particolare. Latte, panna. Niente di particolare. Un'inclusione di torta gusto pandoro. Non so se ci hanno messo i pezzi. Gli aromi che mettono nel pandoro. L'odore non si sente, giusto quando. Ma gusto pandoro non saprei. Molto vagamente, eh. Mi sembra molto. Un altro gusto adesso non mi viene in mente, ma più pandoro pandoro. Nì. Ora il turno della Coppa del Nonno, edizione speciale macchiato al caramello. Io la Coppa del Nonno, la classica, ma il mio gelato preferito. Mi è piaciuto anche quello di a cappuccino, quello lì. La versione cappuccina che è quella buona. Ed è carina la confezione trasparente rispetto al classico che è tutto scuro, non vedi niente. Simpatico, eh? Beh, qua c'è la crema. Allora non si sente quasi niente, però la crema si può vedere.
me sembra solo caffè macchiato, cappuccino. Ma il caramello onestamente non lo sento. No, qua ingredienti che dici? Salsa caramello 15%. No. Si sente qualcosa di strano, di diverso dietro, ma proprio gusto caramello si sente molto molto poco. Quindi direi un mi, non so se lo ricomprare. Classico che sa che vince sempre. Dopo i più famosi ho preso anche quello yogurteria, frozen yogurt a crema cacao crumble e fragola e crumble. Non so se c'erano già l'anno scorso o sono nuove. L'anno scorso non me le ricordo, mi avete visto però. Un anno. Tutti questi li ho trovati al Gigante, ma l'ho visti anche al Bennett e soprattutto i bambini li ho trovati anche al Bennett. Invece questi non mi sembrano per le viste. E io ho gelato yogurt, mi piace molto, per mettere Nutella. È buono. Ora provo lo yogurt con le crumble. Beh, l'odore del frango si sente, si mette una marmellata da dragone. Mi fa impazzire, preferito l'altro al cacao. Guarigatura di fragola 12%, pugna di fragola 35%. Nelle biscotti qua non ho sentito, magari ce n'è di meno. L'assaggio abbiamo finito, ma faccio una valutazione veloce. La poppa del nonno darei un 6, perché se intendo a far sentire caramello poco riuscito. Mario la bicocca, questa è la bicocca, intento riuscito, si sente sano il gusto di bicocca, quindi un bel 8 glielo do. Mario di pandoro un 6, il gusto di pandoro si sente molto. Frozen cacao crumble un bel 9, mi è piaciuto molto. C'è il frozen yogurt alla fragola, darei un 7, quello più che un gusto personale, però ci può stare. Bene, il video è finito, vi chiedo di iscrivervi, lasciare un like, anche un commento, fatemi sapere se voi l'avete trovato, avete assaggiato, cosa ne pensate, e ci vediamo alla prossima. Ciao!